Ragazzi, piccola intro a schermo nero dall'hotel perché volevo farvi sapere che questo video è stato uno dei video più difficili da editare nella mia vita, non solo perché è un video pesantissimo, ma perché ci sono tutti dei momenti dietro che sono epici, dei funny montage che ho dovuto tagliare fuori perché altrimenti avrei caricato questo video nel 2020. Fatemi sapere però qui sotto con un like se volete innanzitutto altri video di questo genere anche con altri youtuber e soprattutto se volete vedere il funny montage di questo video con tutte le scene tagliate, con varie censure, robe del genere, insomma, le solite cose che vengono fuori quando registro con Tia. Detto ciò, non vi rubo altro tempo e buona visione con il video. No, che cazzo mi ricado? Ferma registrazione, attivare. Ma da qua dove c'è? Ah, sì, niente, succedo io. Posso. Salve a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video con Trainer Tia. L'ignoranza è già scoppiata. Il video di oggi si intitolerà Pokémon Debate Challenge. Ti piace? Ci sta, bel mi nome. Piace, molto piace. A ognuno di noi due verrà assegnato un Pokémon che occorrerà difendere in certi parametri di tempo. Ad esempio, entrambi avremo un minuto per andare a difendere in maniera positiva il Pokémon che ci è stato assegnato randomicamente, mentre ci sarà un minuto a testa per dissare apertamente il Pokémon avversario, riversando su di esso tutta la merda che ci viene in mente, qualsiasi cosa. Ci saranno 30 secondi per andare a ricapitolare l'intera tesi. E poi, ragazzi, nel sondaggio in alto a destra, che tanto so che votate me perché il canale è mio, ma comunque vi lascio l'interattività per andare a scegliere secondo voi chi si è destreggiato meglio all'interno di questo video. Perfetto. Andiamo a generare. Generiamo un numero. Abbiamo 170, signori, 170, che è Chinchou. Onesto, devi difendere Chinchou, che è già un Pokémon con delle particolarità interessanti, una bella ispirazione, no? E poi abbiamo invece 191. Abbiamo, ragazzi, Chinchou contro Sunkern. Cazzo. Questa challenge, ragazzi, io mi volto di qua perché sì, lo sbaglio, però anche io di qua. Ragazzi, Chinchou contro Sunkern. 3, 2, 1, via. Allora, Sunkern innanzitutto è un Pokémon che rispetta l'ambiente, perché Sunkern è un Pokémon che va preservato secondo i parametri ambientali, è importantissimo per l'ecosistema, viene impollinato e genera Pokémon importanti. Poi all'interno del gioco Pokémon, senza pensare a queste cose, è importante perché comunque uno dei primi Pokémon che si evolve con la pietra solare. Non so se è vera sta cosa, però quindi è fondamentale per il development del gioco, pure questi inglesismi ti uso. Inoltre comunque Sunkern, nel senso, essendo di tipo erba, essendo il Pokémon più debole, ha anche questa sua fragilità che lo rende molto caratteristico e che scansa un po' quella credenza che dice che Magikarp sarebbe il Pokémon più debole, quanto lo c'è invece Sunkern, che però è in grado di diventare un Sunflower, un Pokémon molto interessante, legato al sole, legato alla mitologia, insomma il girasole è importantissimo all'interno delle varie letterature e quindi come cazzo faccio a difendere Sunkern? Vabbè, è molto bello e poi c'è un nome bellissimo. 3, 2, 1, via. Allora, Chinchou è veramente un Pokémon importantissimo nei mari di Johto per il semplice fatto che sia una palla blu con le antenne luminose, di conseguenza illumina i mari della regione e aiuta i sub, coloro che utilizzano sub con i Pokémon, a trovare la propria via. È oltresì noto che sia fanculatamente inutile un Pokémon Smeraldo quando per cercare Relicant trovavi 17.000 Chinchou e bestemmiavi i bambini. Ma a parte questo, veramente. Però questo ci ha insegnato rispetto per la regione. Esatto, rispetto per la che non c'è proprio niente. No, comunque Chinchou è oltresì importante per il fatto che evolvendosi emani ancora più luce e di conseguenza riesca a illuminare quelle fosse che altrimenti non riuscirebbero a ricevere luce e permette così alla crescita di piante, non è coniugato questa parte, di piante che altrimenti, ho detto altrimenti 7 volte, non potrebbero crescere. 5, è veramente blu e giallo. Signori, è stato vergognoso tutto ciò, da Sunkern a Chinchou. Adesso però arriva la parte interessante, perché arriva la parte del dissing a Sunkern e Chinchou. Spero che non ci siano fan. Io mi auguro che non ci siano fan di Sunkern e Chinchou. Vi chiediamo scusa, li hanno estratti. 3, 2, 1, via. Seppur Chinchou sia un Pokémon luminoso che permette la crescita di piante, come tu stesso hai asserito, è anche vero che questo Pokémon, illuminando il mare, rovina il paesaggio della regione di Hoenn in particolare. E in particolare rovina quelle zone legate agli antri, perché ne rischiara gli abissi e rischia di accecare Pokémon e dunque di danneggiare l'ecosistema.
Inoltre, parliamoci chiaro, Lanturn è un Pokémon del cazzo, è una balena obesa con una luce in testa. E sinceramente, sinceramente non so te, ma a me sembra che una balena con una luce in testa sia un po' un Pokémon del cazzo. Prima cosa, secondo, come fai a essere di acqua elettro, ti fulmini da solo? Non ha senso sta cosa. Non ha senso. Tra l'altro combatte in acqua. Chinchou è un Pokémon inutile. Inutile perché non serve a niente, ci sono Pokémon di tipo erba molto meglio. A differenza di Sunkern, che invece è un Pokémon importante per l'ecosistema, mentre Chinchou lo distrugge. E continuo la mia asserzione, vostro onore! Perché Chinchou non è accettabile come Pokémon. E non si capisce di che generazione è odioso. Signori, devo fare il politico. Io non so che cazzo dire, parte 2. 3, 4, 2. Partiamo dal presupposto che Sunkern ricordi palesemente il Maesbone Duel. Non so per quale motivo, ma è sempre stato associato adesso. Inoltre, è importante per l'ecosistema un coso che è alto mezzo 30 cm per evolversi richiede una pietra che non si sa dove gli venga tirata o messa, oltretutto, anche se non ha buchi, però vabbè. E quindi, oltretutto, la mitologia non parla di mais che siano importanti effettivamente, quindi asterisco che non ci sia nulla importante in questo Pokémon, se non il fatto che faccia ridere, però parliamone, un girasole più evoluto, più grande, molto bello, oddio, cioè, cazzo, siamo in Toscana con i campi di girasole che non sono in Toscana, prima di tutto sono una pianura padana. Grande i campi di girasole. E nulla, sostanzialmente all'interno del mondo Pokémon è veramente inutile, cioè si parla di una cosa gialla con delle sfumature nere che non si sa esattamente da dove provenga. Che tesi di merda. Mamma mia, signori. Qua stanno cominciando a fumare i fumi del... Arriva la parte conclusiva, 30 secondi in cui dovremo confermare le nostre tesi in difesa di Sunkern e di Chinchou. Peggio penso che non potesse andare tutto, sì, ciò. Ma cioè, poteva capitarci Tiranitar e Golem. Mia, e tesi a... 30 secondi, Tia, prendi il cronometro perché io mi devo caricare per difendere il mio paladino Sunkern. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questi due Pokémon. Questa è una cosa, una trovata intelligente. Difendete Sunkern e Chinchou anche voi. Prendete parte. Non rimanete lì. Hashtag save the... Agite. Un Pokémon. Save the flower. Save the... light. 3, 2, 1, go! In sintesi, Sunkern è un Pokémon senza il quale l'ecosistema Pokémon non potrebbe sopravvivere. È fondamentale per la crescita e lo sviluppo degli altri Pokémon, tant'è che Sunkern è anche cibo per gli altri Pokémon. Quindi non è solo un Pokémon onorevole, ma anche un Pokémon che si sacrifica. È l'incarnazione floreale di Gesù Cristo. È l'incarnazione floreale di Gesù Cristo. Inoltre, è devoto al sole e tutti sanno che Praise the Sun è fondamentale. E qui io concludo. Signori, guardate quanto sono obeso, ma perché qua dentro c'è lo spirito di Sunkern. 3, 2, 1. Sostanzialmente penso che Chinchou sia un Pokémon relativamente importante per l'ecosistema marino, ma soprattutto per gli allenatori che trovandosi le vie illuminate non rischiano di rimanere feriti negli antri dei mari, degli oceani, insieme ai propri Pokémon. Oltretutto potrebbero succedere anche altre cose sott'acqua e non sono quelle che Joe sta evidentemente pensando. E poi ammettiamolo, un pesciolino azzurro che fa luce, chi non lo vorrebbe nel proprio acquario? Io? Anche io. Quanto abbiamo registrato? 15 minuti. Ne avrete visti 6 più, più all'incirca avrete visto 6 minuti. Ragazzi, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto il dibattito con Tia Sunkern verso Chinchou. Vi ricordo di votare nel sondaggio e di prendere le parti nei commenti di uno dei due Pokémon e difenderlo qui sotto con argomentazioni che superino possibilmente per favore sbattere contro gli scogli. Superatemi. Va bene lo stesso. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace. Fateci sapere se vi piacciono questi video, che tanto io e Tia abitiamo relativamente vicini, quindi ci potrebbe stare fare altri episodi di questa cosa se vi piacciono. Sperando che non capitino aborti, possibilmente. Speriamo che non capitino aborti, magari un Pokémon più bello, tipo... Monsters. Mi raccomando, se vi piacciono gli anime, passate dal suo canale perché fa quello. Come potete vedere, l'amicizia, e non solo, supera le barriere di contenuti. Non condividete il video con i vostri amici, cioè non fatelo, mi raccomando, è fondamentale. E niente, Tia, saluta, fai la mia auto. Oddio, fai la mia auto. Non me la ricordo. Aspetta. Quella degli ultimi tempi? Non ho un altro, parlo come un depresso nei diari. Ciao.